E ora siamo al campionato di eccellenza. Nel girone B si è giocata la 24esima giornata. Continua la marcia dell'Alfonsine che batte il Romagna Centro per 3-0. Vince fuori casa al derby la Ribelle contro il Cervia per 4-1 e vince fuori casa a Copparo anche il Castenaso per 2-0 e anche a Faenza salta il fattore campo con il Russi che passa e anche il Coriano vince fuori casa a Dimola con una grande impresa vincendo per 1-0 con il gol di Brighi. 5-2 il risultato finale tra Misano e Castel San Pietro, 0-0 tra Ozzanese e Sant'Agatese, Massa Lombarda che vince a Sant'Antonio per 1-0, 0-0 tra Sasso Marconi, San Pierana, riposava la Savignanese. Andiamo a vedere i 7 gol di Misano Castel San Pietro. Ed eccoci, Stadio Santa Monica di Misano Adriatico, si affrontano Misano Castel San Pietro, partita importantissima soprattutto per gli ospiti in chiave salvezza. Il Misano può ancora recitare un ruolo in chiave promozione, ma è un ruolo, diciamo, secondario e dettato soprattutto dalla matematica. Come spesso accade qui al Santa Monica, spira un vento fastidioso e speriamo che non pregiudichi in qualche modo lo svolgimento del match. Di certo le due squadre dovranno cercare di tenere palla bassa per cercare di manovrare bene la propria azione. Come al solito il Misano è schierato con la completa divisa azzurra, attacca da destra verso sinistra. Il Castel San Pietro risponde con la divisa tradizionale, quella giallo-rossa, e attacca da sinistra verso destra. E ricordiamo che il Castel San Pietro è a 21 punti, penultimo in classifica, mentre il Misano è a 36 punti ed è quinto in classifica. Attenzione, il Misano in avanti con questa azione che si sviluppa all'ottavo minuto, c'è questa palla per Marino che vede l'inserimento di Sanchez. Ecco Sanchez nel cuore dell'area, il cross, il tiro e la rete del giovanissimo Filippucci che da due passi e sfrutta l'assist perfetto di Sanchez, veramente abile, vedete, nel dettare il passaggio, nell'inserirsi per poi toccare questo pallone per Filippucci che da mezzo metro realizza il gol del vantaggio dei padroni di casa, che quindi dopo solo 8 minuti si trovano sull'1-0 contro il Castel San Pietro. Partita dunque quindi in discesa per i rivieraschi, mentre i termali dovranno faticare. Minuto 20, ancora il Misano con le scarpette gialle del sindaco Antonio Marino, tiro cross in area di rigore, la palla che viene in qualche modo allontanata dalla difesa giallorossa. Attenzione, adesso è Fasano che prova a suggerire un pallone ad un proprio compagno. L'arbitro fischia una punizione, l'arbitro è il signor Bertozzi di Cesena, ed ecco qua questo calcio di punizione battuto in avanti dal Castel San Pietro con Ferrini che supera Fasano, mette la palla in mezzo, attenzione, ci pensa Pippo Sanchez in spaccata a salvare questa situazione che poteva essere veramente pericolosa. Punizione al 24esimo per il Castello, la batte Muccini, probabilmente Muccini sulla palla è uno specialista dei tiri da fermo, un buon destro il suo. Ecco la punizione, del tiro e la rete, incredibile gol, non può nulla Pontè perché la botta, il fendente, il destro di Muccini è di quelli da incorniciare. Dunque al 24esimo minuto il Castel San Pietro pareggia e grazie a questa sciabolata, questa spingardata di Muccini che di destro sorprende, ma neanche tanto perché Pontè c'era, ma lì veramente
era veramente difficile poter sventare quel pericolo. Siamo ora al 34esimo, ci prova anche il Misano su punizione, vediamo se saranno o Marino o Torres che sono sulla palla. Parte Marino, il tiro e la palla che accarezza la traversale della porta difesa da Zannoni. E con la nostra sintesi commentata in diretta siamo al secondo tempo, si comincia con questo rinvio di Zannoni, siamo al secondo minuto. Antonio Marino ha il problema di girarsi, si appoggia giustamente su un proprio compagno, Torres salta un uomo, punta al secondo, salta anche questo e poi apre sulla destra per la corrente Filippucci, autore del gol del momentaneo vantaggio. Ancora Filippucci, c'è questo inserimento e c'è un contatto e l'arbitro, il signor Bertozzi, fischia il calcio di rigore. Un contatto piuttosto lieve su Filippucci, rivediamo un po' il tutto, lo rivediamo al rallenti. Filippucci è bravo nell'inserirsi e bravo anche nel guadagnare questo penalty, perché insomma un po' ci mette anche del suo. Quindi è rigore per il Misano, sulla palla si porta Marino, siamo al secondo minuto, Marino, tiro ed è rete di Marino che segna il suo 21esimo gol stagionale e lo segna su rigore. Rivediamo il tutto, guarda il piazzamento del portiere fino al termine, aspetta il passo di Zannoni e da vecchia volpe lo spiazza. Antonio Marino per il 2-1 per il Misano contro il Castel San Pietro. Attenzione, siamo al terzo minuto, ancora il Misano in avanti, c'è una grandissima occasione sui piedi del giovane Filippucci che di sinistro però non è abbastanza freddo nell'inquadrare la porta e spara alto col pallone che termina in fallo di fondo. Rimessa laterale affidata a Oliva. Attenzione Castel San Pietro che manovra questo pallone, Oliva scodella questo pallone nel mezzo, saltano in due in area, c'è una gomitata e forse sì, e l'arbitro fischia rigore e ci sorprende ancora l'arbitro, vedete il numero 14 Tarai, ex Riccione, sostiene di essere saltato in alto con le mani larghe, braccia larghe. Marino si dispera anche lui. Sento odore di legge di compensazione in questa decisione, mettiamola così. Due mezzi rigori assegnati da Bertozzi, ma non ci convince. Rigore dunque per il Castel San Pietro, sulla palla il numero 4 Muccini, il tiro e la rete, quindi il pareggio al sesto minuto, doppietta di Muccini, prima su punizione, ora su penalty, quindi è 2-2, tutto da rifare per i rivieraschi padroni di casa. Misano che aveva ritrovato il vantaggio grazie ad Antonio Marino, rigore non impeccabile, ma Ponte non intuisce la battuta di Muccini. Manuel Muccini, classe 89, che segna la sua personale doppietta. E ora con la nostra sintesi siamo arrivati al decimo minuto, c'è un corner battuto corto, Marino indietro per De Giacomi, ancora Marino, De Giacomi perde palla per un attimo, la riconquista Matteo Serafini, anche lui giovanissimo, classe 94, Londero apre sulla sinistra. Azione, come spesso accade tra le file misenesi, piuttosto prolungata, possesso di palla e palleggio di certo non difettano al Misano. Ecco questo cambio di campo ad imbeccare Antonio Marino che addomestica il pallone, De Giacomi si incunea nell'area avversaria e l'arbitro fischia ancora rigore, il terzo del match, il secondo per il Misano, e c'è anche un cartellino giallo. Quindi in soli 10 minuti, in 8 minuti anzi, l'arbitro fischia due rigori, l'altro l'aveva, tre rigori scusate, in 8 minuti, beh, una media industriale. Sulla palla c'è Bernardo Torres, siamo sul 2-2, mani sui fianchi,
Ecco il tiro del Mancino, tiro ed è gol con calma olimpica. Torres per il 3-2, portiere da una parte, pallone dall'altra. Rivediamo il tutto. Esecuzione impeccabile di Bernardo Torres, uno dei gioielli di questo Misano, classe 88. Rimessa laterale quando siamo giunti al 32esimo. Ricordiamo il risultato, il Misano è davanti per 3-2. Attenzione ancora ai padroni di casa con Marino, spalle alla porta, si gira bene, apre sulla destra per Siliquini che mette questo pallone in mezzo che però viene ribattuto, c'è questa ripartenza degli ospiti ma l'arbitro fischia qualcosa, vede un contatto in aria, probabilmente una gomitata, c'è l'espulsione del numero 13 Luca Cimatti, classe 88. Zannoni esterrefatto, se la prende il portiere con il segnaline. Diciamo che Bertozzi oggi è da prima pagina l'arbitro fino a questo momento, un cartellino rosso, tre rigori, quattro rigori anzi, perché qui c'è il quarto rigore, insomma Bertozzi non si è fatto mancare nulla, si parlerà di lui sicuramente in Lega nella riunione infrasettimanale. E sulla palla si porta il sindaco Marino per il suo 22esimo gol che realizza. Misano 4, Castel San Pietro 2, 4 rigori assegnati, 3 al Misano, una partita che ha dell'incredibile, abbiamo già visto 6 gol, 4 di questi su rigore. Anche qui Marino osserva il piazzamento del portiere fino all'ultimo e realizza la rete della sicurezza, se così la vogliamo definire. Adesso siamo ormai al 46esimo minuto, ancora Misano in avanti, partita ormai chiusa. Ecco, attenzione, c'è un altro inserimento e qui forse c'è il vero rigore da assegnare. Bertozzi naturalmente non ci pensa due volte, con questo fallo su Sartoni, anzi su Marino, scusate, e da parte di Sartoni, che viene anche espulso, dunque veramente... Bertozzi assoluto protagonista, anche se qui non poteva far finta di non vedere, questo è un rigore che ci sta tutto e anche l'espulsione. Quindi signori, andiamo ad assistere al quinto rigore di questo incredibile match. Sulla palla ancora Marino, un déjà vu, l'abbiamo già visto, un già vissuto, eccolo. E l'epilogo è sempre lo stesso, sconsolato Zannoni non spinge neanche sulle gambe e l'arbitro dice che può bastare così. Beh, 5 rigori. Andiamo a sentire i protagonisti cosa hanno da dire rispetto a questa incredibile partita, perché insomma 5 gol su rigore non capita spesso di vederli. Intanto Marino è arrivato a quota 23 gol, scusate se poco. I rigori fanno parte della partita, nel senso che comunque quando crei una grossa mole di gioco e provi ad entrare tutte le volte, fatica entrare palla al piede fino in porta, quindi delle volte ci sono queste situazioni. Fino adesso abbiamo avuto direi pochi rigori per quello che era il nostro modo di giocare e per gli episodi che c'erano stati. Adesso da pochi averne 4 in una sola partita, io avrei preferito suddividerli in più partite. Sicuramente il Misano è più forte di noi, da qui non ci piove, noi non è che eravamo venuti qua per fare la partita e stravincere, un punto ci andava bene, è logico che io 4 rigori, anzi 5 non li ho mai visti, poi qualcheduno c'era sicuramente, poi ne ha sbagliato uno per noi, uno per loro, poi sicuramente noi abbiamo fatto tanti errori, non si può fare un'espulsione così da pirla in mezzo all'area, poi sinceramente la squadra di Misano è sicuramente più forte di noi. La classifica del campionato di eccellenza, 24esima giornata, siamo nel girone B. Alfonsine 49, Russi 43, Sant'Antonio 42, Misano 39. A 37 ci sono Savignanese, San Pierana Massolombarda, 34 Castenaso Romagna Centro, 33 Imolese, 32 Sant'Agatese, Ribelle 31, 28 Sasso Marconi, 26 Cervia, Copparese 24, 23 Ozzanese, Tropical Coriano, Faenze chiude la classifica al Castel San Pietro, ultimo con 21 punti.